Chissà se nel corso della nuova puntata del Grande Fratello VIP si parlerà di Silvia Provvedi e delle nuove dichiarazioni fatte da Fabrizio Corona sul suo conto. In particolare, l'ex re dei paparazzi ha svelato un gossip che coinvolge Francesco Monte, confermato anche da Gabriele Parpiglia. Francesco ci avrebbe in qualche modo provato con Silvia già prima del loro ingresso nella casa. Ecco le sue parole: lui ha provato a mandare anche un messaggio a Silvia con scritto "piccolina, oggi ci penso io", ma poca roba, dichiara Corona, e Silvia l'ha capito, così lui si è trovato a dover esercitare il suo fascino nei confronti di una ragazza che fuori dalla casa non avrebbe mai considerato. Il riferimento è a Giulia Salemi che, anche secondo Corona, non rientrerebbe affatto nei gusti e negli interessi dell'ex tronista di Uomini e Donne. Silvia Provvedi fa da cupido per Francesco Monte e Giulia Salemi. Silvia Provvedi è riuscita nel suo intento di far avvicinare Giulia Salemi e Francesco Monte, la coppia più contestata del GF VIP 3. L'ex fidanzata di Fabrizio Corona e la sorella si sono prodigate a lungo nelle prime settimane per spingere l'uno fra le braccia dell'altro e ora che il bacio è stato confermato in diretta, il loro lavoro è ormai ultimato. Un aereo diretto ai due ragazzi ha spinto però Silvia a manifestare la sua gratitudine nei confronti del team Salemi, con tanto di filastrocca personalizzata. Nel frattempo la Provvedi e la gemella hanno anche assestato un nuovo colpo ai diretti interessati, Francesco e Giulia non hanno vissuto i soliti litigi in questi giorni, ma il loro rapporto appare comunque freddo e più vicino a un'amicizia rispetto che a una storia d'amore. Nulla di diverso rispetto a quanto sottolineato spesso e volentieri da Monte, anche se la Salemi è convinta che la loro conoscenza viaggerà su binari diversi. Con un discorso promozionale, Silvia e la gemella hanno scelto di infondere il loro coraggio ai due ragazzi. Le ultime rivelazioni di Fabrizio Corona. Silvia Provvedi ha forse superato le prove più difficili al GF VIP 2018, ma il sorriso tarda ancora a comparire sul suo volto. Del tutto opposta alla gemella. Sempre più scatenata, l'ex fidanzata di Fabrizio Corona preferisce mantenere fede alla sua personalità riflessiva, lasciandosi andare con difficoltà a tutti i momenti ludici. Fatta eccezione per il gioco delle torte in faccia, apparso nella casa grazie a un regalo dello sponsor. Con grande maestria ed abilità si è messa in prima fila per caricare il cannoncino con la panna spray, aiutando persino gli altri concorrenti nelle operazioni. Sintomo che Silvia conosce molto bene i giochi da tavolo e che forse li preferisce più alle attività più libere che piacciono tanto alla gemella. L'ombra di Corona comunque continua ad incombere su di lei, in questi giorni l'ex fidanzato ha rivelato che Francesco Monte le avrebbe inviato tempo fa un SMS hot. Un dettaglio già emerso in modo velato in passato grazie a un gossip lanciato da Alfonso Signorini. Ne sapremo di più questa sera? Più riservata della sorella Giulia. Sempre più abbottonata Silvia Provvedi al Grande Fratello VIP 3, anche se non mancano i ricordi legati alla sua relazione conclusa da poco. In particolar modo alle domeniche trascorse in carcere per fare visita a Fabrizio Corona, le emozioni contrastate provate in quei momenti. Non c'è spazio per il relax nella quotidianità di Silvia, che tuttavia dimostra pian piano di lasciarsi andare sempre di più. Con una convivenza di oltre un mese alle spalle, la Donatella Castana dimostra di aver tolto qualche muro con gli altri concorrenti solo ora, che si ritrova a parlare di alcuni dettagli della sua vita.
Il tempo tuttavia scorre più in fretta di quanto Silvia forse riesca a percepire e dovrà accelerare tutto per evitare di finire in nomination con qualcuno che non prova simpatia nei suoi confronti. Per ora non è emerso nulla di eclatante, ma non è detta l'ultima parola. Silvia e Giulia del resto fanno parte del gruppo iniziale della caverna, opposto a quello di Francesco Monte ed il resto della combriccola. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.